Oggi la norma che abbiamo approvato precedentemente impone al governo di presentare una ridefinizione, un altro disegno di legge sulla ridefinizione dei confini territoriali, per cui Gela, Niscemi, Piazza Armerina, ma anche Lico di Iubea hanno svolto, effettuato legittimamente un referendum che ha visto esprimersi liberamente e legittimamente i cittadini dei vari quattro comuni, e in questo senso noi dovremo dare seguito a tutto ciò. Il Presidente Crocetta abbia il coraggio di portare in aula questo disegno di legge di impulso governativo, poi sarà l'Aula, sarà la maggioranza a dire se lo boccia o se lo vuole approvare. Però il fatto che il Presidente Crocetta rimanga ancora inerte, questa è una gravissima omissione politica che mortifica ancora una volta i comuni di Gela, quelli di Piazza Armerina, Niscemi e anche Lico di Iubea. Noi abbiamo sempre sostenuto che i comuni sono liberi di potersi aggregare ai consorzi o alle aree metropolitane, questo era l'intento della legge sul riordino delle province, quindi le comunità si autodeterminano attraverso il referendum popolare, che fra l'altro sono stati fatti, e la maggioranza dei cittadini di quella comunità decide. E certo è che questa è una svolta epocale che purtroppo dovrebbe avere alla guida una persona autorevole, oggi invece non abbiamo alla guida nessuno. Questo è un momento importante perché penso sia la volta definitiva in cui questa legge verrà votata e finalmente mettiamo fine ad una riforma che ha avuto tre tempi di gestazione troppo lunghi. Va rispettata la volontà popolare. Nella legge già esistente, che è la legge 15 del 2015, erano fissate delle procedure, dei percorsi che Gela, Niscemi, Piazza Armerina hanno rispettato, esprimendo la volontà di aderire alla città metropolitana. Questo ulteriore disegno di legge non riguarda quelle parti già consolidate e acquisite, quindi per quanto mi riguarda non è in discussione l'ingresso di queste città nell'area metropolitana di Catania.